io parlo il meno possibile perché ovviamente il tempo che abbiamo vorrei dedicarlo a far parlare chi ha curato questo libro, chi ha contribuito con il proprio lavoro a questo libro. Ma prima di entrare nel libro, io, Luciano Scalettari, vorrei chiederti perché questo lavoro collettivo, perché arrivare a questi 25 anni e avete sentito il bisogno in tanti giornalisti che avete lavorato per così tanto tempo sul caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin di ritrovarvi, parlare, mettere insieme tutto quello che avete trovato, costruito, scoperto, raccolto in questi anni, e quando nasce questa idea di lavorare insieme? Buonasera, intanto. Mi sentite? Io la voce passa, spero che sia davvero. No, l'idea di del libro così come è stato poi realizzato, nasce abbastanza a ridosso del 25esimo anniversario, nel senso che in realtà inizialmente c'era nell'aria l'idea di provare a fare un libro che fosse non tanto l'ennesima ricostruzione dall'A alla Z del caso, perché, come dire, ci sono già dei libri che lo fanno, ma di focalizzare alcune cose e di approfondirle, insomma, di fare come degli zoom, ecco, su alcune delle questioni. Poi in realtà è successo che tra fine gennaio e 3 di febbraio, per essere esatto, come annuncio ufficiale, si è saputo che la Procura di Roma ha chiesto il 3 febbraio per la terza volta l'archiviazione sul caso Alpi Hrovatin. Come a dire, non abbiamo più nulla da indagare, non sappiamo più che fare, adesso lo dico male, ma insomma il senso è questo. E allora, come dire, a quel punto quello che era un'idea che non si realizzava, quell'annuncio della Procura che modo ha spinto me e Luigi Grimaldi, che si scusa, avete sentito che stavo parlando con lui poco fa e non si è sentito bene proprio oggi, stanotte esattamente, e intorno a noi, insomma, abbiamo cercato di coinvolgere quei giornalisti, soprattutto giornalisti, l'unica eccezione sono tutti giornalisti quelli che scrivono, tranne, diciamo, Maria, formalmente non lo è, Mariangela Gritta Grainer, che è una storica persona attenta e che ha seguito il caso da sempre, fin da quando era parlamentare e membro della commissione sulla cooperazione allo sviluppo, parliamo degli anni 90, e che poi insomma, via via ha assunto anche un rapporto molto intenso, molto stretto con Luciana e Giorgio Alpi, con i genitori di Ilaria, ed è diventata presidente dell'associazione Ilaria Alpi, quell'associazione che poi ha smesso di vivere, diciamo così, nel 20° anniversario, quando si è concluso anche il premio Alpi che si faceva a Riccione, che si è fatto dal giugno 94 al settembre, l'ultima edizione è stata in settembre del 20 anni dopo, quindi del 2014. E, ecco, quindi in realtà poi il libro è nato davvero in un mese. Ovviamente, come dire, tra tutte persone che hanno seguito chi da 25 anni, qualcuno tipo Torre Alta, chi come me è da 98, chi da più di recente come Marco che è qui presente, e poi magari ci spiegherà il suo, ci accenderà, perché è complesso il lavoro di inchiesta che ha fatto lui, e quindi chi più da più tempo, chi da meno, comunque che ha affrontato aspetti diversi dell'inchiesta. Quindi, come dire, è quello che doveva essere, che avevamo in mente, cioè un contributo ancora per far vedere che ci sono ancora tante cose da approfondire, con un aspetto forse anche emozionale, anche più, che è nato proprio da questo annuncio, anzi da due cose: l'annuncio della Procura che chiede l'archiviazione
e nello stesso giorno una incauta e improvvida dichiarazione del presidente della Commissione Alpi, Carlo Taormina, molti di noi penso ricordano, che è riuscito a dire che la decisione della Procura di chiedere nuovamente l'archiviazione era una conferma del buon lavoro della Commissione. E semmai, come dire, se c'è un'affinità fra le due cose, è il cattivo lavoro della Commissione e il cattivo lavoro della Procura che si confermano l'una con l'altra, non il buon lavoro. Quindi, ecco, è stato anche, come dire, una scelta di, a quel punto, di dire no, non solo non è vero che non c'è più nulla da indagare, ma in un mese insomma, siamo riusciti a mettere insieme più di 200 pagine di testo che mostra quante cose ci sono ancora da, si potrebbero ancora indagare, approfondire per arrivare alla verità. Sì, la cosa bella del libro, infatti, se posso dire io personalmente leggendolo, perché ho letto tutto nei mesi scorsi, perché Luciano e Luigi Grimaldi sono venuti ospiti da noi a Sky, perché in questo progetto è coinvolto anche un mio collega, un mio amico. La cosa bella, dicevo, è l'aspetto corale di questo libro. Ognuno porta un mattone, un mattoncino, nessuno vuol mettere una verità. Portiamo tanti dubbi, no? Portiamo anche però la consapevolezza che effettivamente, come diceva Luciano, la Procura di Roma ha lavorato male ed ora con questa volontà di archiviare vuole tirare una linea definitiva su un pessimo lavoro di tanti e tanti anni. Sì, buonasera a tutti, direi di sì, ma come diceva Luciano, io ho iniziato a seguire il caso direttamente un anno che lavoro sui documenti dei secretati della Commissione. La cosa che mi ha sorpreso dalla decisione della Procura di Roma è che quando si dice non c'è più niente su cui indagare, insomma. Invece basta guardare questi documenti, sono davvero una marea per vedere davvero che di piste da seguire possibili, di dubbi da chiarire, ce ne sono veramente, veramente tanti. La difficoltà semmai, ed è quello che mi hanno detto anche alcune fonti che ho sentito, di incrociare questi documenti, dove c'è ad esempio il fascicolo di Nedasti, il fascicolo di Roma, il fascicolo di Udine, il fascicolo di Milano. E se si guardano questi documenti anche un po' andando a caso, perché sono veramente migliaia di pagine, proprio come trovare un ago in un pagliaio, però se cominci a studiare ti accorgi che un nome che compare a Udine ritorna a Milano, gli è le stesse circostanze, quindi basterebbe fare un lavoro di incrocio di questi documenti, che è poi il lavoro dei magistrati, più che dei giornalisti, anche dei giornalisti ma soprattutto dei magistrati, per arrivare, diciamo, a una pista che poi si potrebbe approfondire. Vi accenno brevemente quello che ho trovato io, oppure vogliamo toccarlo dopo, come vuoi. Guarda, facciamo un altro giro con Luciano, perché e poi entriamo nello specifico sui filoni su cui entrambi avete lavorato. Luciano, io cerco di semplificarla. Nel libro ci sono veramente tantissimi punti che voi sottolineate, che lasciate, no? Come aperti, perché ci sono tante cose ancora da chiarire. Qual è la cosa che adesso, dopo tanti anni, ancora ti sconcerta di questo caso? I depistaggi, il fatto di aver messo dentro e dato in pasto alla giustizia italiana un povero Cristo che non c'entrava nulla con questa vicenda, condannato e poi per fortuna scagionato. Ma allora, le umertà, i silenzi, i depistaggi, qual è la cosa che proprio non è stata una bella... No, perché ce ne sono talmente tante che sconcertano tutte, però, come dire, la cosa che sconcerta più di tutto è la sproporzione fra il caso in sé, cioè questo è il caso di due giornalisti che vanno in zona di guerra e che, stavo per dire un bel giorno, diciamo un brutto giorno, si trovano attaccati e uccisi da un comando di 7, 6, 5 persone, non si sa nemmeno bene questo, da un comando omicida. Due giornalisti, come è capitato anche a noi tante volte, di essere in zona magari a rischio, zona di guerra, io seguo l'Africa dal 94, quindi mi è capitato, capita
tanti, ci si muove con mezzi poveri, con quello che si può e come si può. Quindi tra questo aspetto e tutto quello che è stato fatto perché la verità non emergesse. Come dire, sapete, non so se lo sapete, magari se avete seguito un po' il caso, forse sapete che c'è chi ancora oggi sostiene che i due giornalisti non stavano svelando alcun mistero. Primo fra tutti è lo stesso Taormina, che ha concluso i lavori della commissione parlamentare sostenendo che i due erano quasi in vacanza, se qualcuno ricorda questa infelicissima frase. Ecco, la viceversa, dire, il caso Alpi diventa caso Alpi Rovatin prima ancora che i due vengano uccisi. Cioè quello che succede nei giorni precedenti è già la preparazione dell'omicidio, preparato in fretta, ecco, ha creato delle falle, si è andati avanti per 25 anni dopo a tappare, a spegnere fuochi, ad accendere quelli fasulli, ma come dire, quando il 16 marzo 94, l'omicidio avviene il 20 marzo 94, quando il 16 marzo 94 la Realpi e Miran Hrovatin perdono, perché viene loro fatto perdere l'aereo che avevano programmato di prendere questa cittadina che si chiama Bosaso per entrare nella capitale Mogadiscio e essere in capitale per il motivo per cui ufficialmente per Rai 3 erano andati in Somalia, ossia per documentare, per fare sapere sulla chiusura della missione italiana militare. Quando quel 16 marzo perdono l'aereo alle 10:30 del mattino, come dire, in quel momento si è già segnata la loro sorte. Tutto quello che succede dopo è conseguenza ed è una miriade di fatti. Noi cerchiamo anche attraverso delle cronologie che rendano più snella una questione che ormai è, come dire, è diventata un po' come rustica, insomma, come le bombe, come l'epoca del terrorismo, è uno ormai di questi misteri italiani, no? Misteri poi, vabbè, a un certo punto non c'è una verità giudiziaria, quindi chiamiamolo mistero da questo punto di vista. È una miriade, cioè adesso per non farla lunga, perché appunto in realtà sono cose che sfruttiamo tutto il libro, ma nei primi minuti in cui Ilaria Alpi è ancora viva, direi, già avvengono le prime cose, cioè non vengono mandati i soccorsi. Immaginate la strada, io sono riuscito ad andarci finalmente 4 anni fa, esattamente 4 anni, 16 mesi fa. In questa via dove c'è questo hotel Amana, che è l'ultimo posto dove entrano in Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, escono e appena risalgono in macchina vengono raggiunti dall'auto, da questo fuoristrada che spara loro addosso. Ecco, questa è una stretta via di Mogadiscio, l'hotel Amana non esiste più, nel senso che è stato bombardato, sono arrivato addosso dei tanti combattimenti di Mogadiscio, è stato colpito e quindi poi non l'hanno più ristrutturato, non c'è manco il cartello fuori, se l'hanno voluto indicare. E in questa stretta via, a 50 metri dall'hotel, quindi da dove avviene l'omicidio, c'era una cinquantina di poliziotti della polizia somala con un nucleo di caschi blu e un italiano che era ancora lì, un ufficiale italiano, che avrebbe potuto in 30 secondi uscire, andare a fare i rilievi, vedere cosa era successo, non dico intervenire perché magari non avrebbero avuto il tempo di intervenire contro gli assaltatori che sono per comando, che è subito ripartito, ma quantomeno arrivare per primi, vedere tutto quello che si deve cercare di sapere quando succede un fatto di sangue, cioè chi ha sparato, da dove, i bossoli, le distanze, com'era la macchina, tutti quegli elementi che oggi ci mancano e che sono tanto importanti, che appunto una delle cose che affrontiamo nel libro è questa vicenda della cosiddetta automobile di Ilaria Alpi, che è uno dei fatti che poi possiamo raccontare in dettaglio, perché è una delle cose
clamorose nei depistaggi. Quindi, ecco, per rispondere alla domanda in breve, la cosa che sconcerta di più è che un fatto, cioè due giornalisti che indagano su traffici d'armi e rifiuti in un paese in guerra, cioè quanto di più direi purtroppo normale succede nei paesi in guerra, traffici d'armi, sono tutte le guerre, ci sono 17 guerre africane in corso, in tutti e 17 i paesi sicuramente è in corso anche un traffico d'armi, perché chi combatte ha bisogno delle armi. E tutti i ribelli che si muovono hanno bisogno di armi dal mercato nero, quindi si sa che è il business più lucroso del pianeta, il traffico nero e quello legale delle armi. Quindi un episodio come questo ha messo in moto un meccanismo gigantesco di depistaggio che ha avuto il momento culminante in questa vicenda dell'unico accusato, condannato e poi assolto per non aver commesso il fatto, perché non c'entrava per nulla, che questo Hashim Rassam, che viene attirato letteralmente in una trappola, portato in Italia, fatto arrestare in Italia, condannato con due testimonianze estremamente contraddittorie, raffazzonate, incredibile come vicenda anche giudiziaria, e che solo tre anni fa esce di prigione dopo che è stata fatta la revisione del processo. E perché esce di prigione? Perché uno dei due accusatori, l'unico rimasto in vita, l'altro muore appena lascia l'Italia, finito il periodo di protezione, e quindi l'unico testimone rimasto in vita a una giornalista, non a un magistrato, perché viene individuato da una giornalista, racconta di aver mentito, di aver dato una versione fasulla e accusato falsamente Hashim Rassam. Ora, l'aspetto che fa più specie è, da un lato, in 17 anni vedete che si è fatto lui di prigione innocente, ma l'aspetto che dal punto di vista del cittadino italiano mi colpisce di più è proprio quello che dice il suo accusatore falso, questo Gelle, Ahmed Ali Raghi, detto Gelle, diciamo che ha un soprannome, mi ha chiamato Gelle, il quale, a domanda della giornalista, dicendo ma alla fine era per una rapina, le chiede la giornalista Gelle, e lui risponde, diciamo, candidamente: no, questa era la verità che doveva far piacere agli italiani, il motivo per cui noi somali sappiamo che il motivo per cui è stato ucciso erano i traffici, ma a me era stato detto che io dovevo accusare Hashim Rassam, quindi uno da far passare come un banditello di strada, perché questo avvalorava l'ipotesi della rapina. Ecco, capite che siccome questo meccanismo di individuazione del capo espiatorio, di farlo venire in Italia, porlo sotto accusa, trovare i testimoni, arrivare a un processo che ha avuto quattro gradi di giudizio, perché ha avuto il primo grado assoluzione, il secondo grado ergastolo, la Cassazione l'ha rimandato in appello e finalmente l'appello ha emesso la sentenza definitiva, che era di 26 anni per concorso in omicidio. Quindi tutto questo meccanismo è stato messo in piedi, vede coinvolte figure delle istituzioni italiane, perché vede coinvolto il nostro ambasciatore allora, che è quello che di fatto va a individuare, si fa aiutare per individuare la persona da portare in Italia e che va a dire alla procura che l'ha trovata, dopodiché è coinvolta la procura di Roma, dove è il magistrato, i poliziotti della Digos di Roma che stanno indagando e che prendono da buona la testimonianza di questo Gelle, sbagliando addirittura l'identità, cioè c'è una perizia antropometrica che sostiene che la persona che accusa Hashim Rassam era sul luogo dell'omicidio, mentre nelle sedi di revisione del processo è stato accertato che quella perizia è falsa, nel senso che non c'è sul luogo dell'omicidio, e lui stesso, questo Gelle, dice io non c'ero, perché adesso che sta raccontando il vero dice non c'ero. Quindi, come dire, questa sproporzione è veramente colossale,
Quindi anche senza voler credere, poi c'è chi dice che ci sono i giornalisti, i dietrologi che vedono i traffici e le longhe manus italiane ovunque, anche senza voler partire da questo punto di vista, ma semplicemente da tutto ciò che è stato fatto per evitare che si arrivasse a una verità giudiziaria, ce n'è abbastanza per continuare a indagare, perché, ripeto, al di là del giornalista, ma da cittadino italiano, io vorrei sapere cosa è successo a Ustica, vorrei sapere cosa è successo al Novi Prince, vorrei sapere cosa è successo in tutte queste vicende italiane su cui non abbiamo verità giudiziarie, anche se in molte abbiamo verità storiche. Vorrei sapere cosa è successo, per quale motivo questi due giornalisti non hanno potuto dire quello che avevano scoperto e che io credo sia fondamentale. A me colpisce molto di quello che dici il fatto che l'omicidio sia cominciato prima dell'omicidio, cioè che ci sia, no, tutto il mistero, il caso cominci prima, cioè cominci proprio in quella cittadina, in quella Bosaso che dicevi, da dove poi comincia il loro ultimo viaggio. Allora, se Falcone diceva che bisogna sempre seguire i soldi, stavolta dobbiamo seguire anche le armi. In questo caso, Marco, come entra la questione delle armi, del traffico delle armi nella vicenda Alpi-Rovatina? Allora, in questi anni è stato abbastanza documentato, non vogliamo dire dimostrato, ma diciamo documentato, che le armi arrivavano attraverso le navi della cooperazione italiana in Somalia. Anche Maurizio Torrealta mi sembra che abbia lavorato molto negli anni su questo. Il famoso peschereccio che attraccò anche, guarda caso, era a Livorno quando ci fu l'incendio della Navy Prince, e quindi anche vino a coincidenza sospetta. Quindi, questo flusso di armi dall'Italia, ma anche da altri posti, via mare verso la Somalia, è abbastanza acclarato. Ecco, io sono andato a vedere quello che con Luciano abbiamo chiamato l'ultimo miglio delle armi. Cioè, una volta sbarcate le armi, la domanda era come facevano a essere consegnate, a scendere dalle navi e arrivare ai Somali, dal momento che c'erano le forze ONU sul posto con i vari checkpoint, gli americani soprattutto, ma anche i nostri. Allora, da certi documenti è uscita una cosa, diciamo, sorprendente, perché mesi prima del delitto Alpi, quindi questo è importante perché non sono documenti che vengono, che uno dice potrebbe dire li hanno fatti dopo per Carrefour, quindi mesi prima, un anno prima dell'omicidio, ai servizi segreti cominciano ad arrivare segnalazioni che in Somalia ci sarebbero delle organizzazioni umanitarie che coprirebbero il traffico d'armi. Si dice proprio che il generale Hadid riceve armi attraverso una ONG italiana. Uno potrebbe dire, vabbè, lo dice un somalo prezzolato che non si sa per quale interesse lo fa. Un anno dopo, anzi due anni dopo l'omicidio, un pentito, un faccendiere, nell'ambito dell'inchiesta sul traffico d'armi della procura di Torre Nunziata, dice esattamente la stessa cosa. Dice, una ONG italiana copriva il traffico d'armi diretto al generale Hadid. Va oltre e fa, dice anche due o tre robe specifiche in più. I carabinieri, tra l'altro, raccolgono la segnalazione di una nave partenza da Napoli e sotto cui, che trasporta aiuti umanitari, aiuti alimentari, sotto cui ci sarebbero, dicono i carabinieri, delle armi. Quindi tre segnalazioni sono tante. Considerate che, insomma, nel nostro mestiere si dice che okay, una notizia verifica, deve avere almeno due fonti, qua ce ne sono tre, ma ce n'è anche una quarta. Non so chi di voi ha visto il film Black Hawk Down sugli americani a Mogadiscio, sugli elicotteri abbattuti. Ecco, a un certo punto del film, all'inizio, gli americani, con un blitz spettacolare hollywoodiano, catturano un signore della guerra somalo. Questo signore della guerra somalo realmente esistito sbuca anche dei documenti desecretati. Si chiama Osman Atto. Nella sua valigetta gli americani trovano di tutto e di più, tra cui un'informazione pesantissima, in cui si dice nella valigetta di questo signore ci sono degli appunti che dicono che le armi viaggiano, arrivano a loro tramite i convogli umanitari italiani, scortati dal nostro esercito. Scortati dalla Folgore. Questa cosa ha riscontro perché dal diario di missione della Folgore risultano, e io li ho proprio trovati, risultano dei viaggi
della folgore dei convogli umanitari da Mogadiscio, ad esempio a Balad, a Jalalassi, nelle zone centrali del paese. Io ho sentito un volontario che era impegnato giù all'epoca e mi ha detto, ma indirettamente mi ha confermato, mi ha detto sì, guarda, una volta anche da me è venuto questo smanatto e mi ha detto ti do io i camion per portare i viveri a Balad. Lui stava per accettare, diceva, beh, gratis, ci mancherebbe, abbiamo bisogno di mezzi. Ma una collaboratrice, che tra l'altro era un'amica di Ilaria Alpi, si chiamava Starlin, tra parentesi, Arush, uccisa anche lei in circostanze strane nel 2007, mi pare, ecco, a Nairobi. Questa gli dice no, non accettare, perché lui vuole usarci per nascondere le armi a bordo. Quindi siamo già alla quinta fonte. Uno può dire, e poi concludo, com'è possibile però, dice, cioè anche io stesso, nel regio dico, è irrealistico che, cioè, è un film, perché come fai a introdurre delle armi all'interno dei camion scortati dai nostri paracadutisti senza che i paracadutisti se ne rendano conto? Ma la grandissima furbata, il grandissimo colpo di genio, se si può così dire, è che le regole di ingaggio della folgore erano di scortare il convoglio, non di guardare l'interno delle merci, perché era compito di altre, delle associazioni, dei volontari che lavoravano giù. Quindi capite che le armi arrivano, ipotesi, vengono caricate sui camion, i paracadutisti inconsapevolmente, che va di moda dire a mia insaputa, scortavano i camion che poi arrivavano a destinazione con le armi. Su questa traccia, su questa pista, Ilaria e Miran stavano lavorando? Stavano lavorando perché la cosa appunto grave, su cui già questo secondo me basterebbe per gli appunti d'inchiesta, negli appunti trovati a San Sarubra, Ilaria Alpi dice proprio, cioè, annota le domande che vuol fare a qualcuno sul posto, e tra le domande c'è proprio una domanda su questa ONG. Cioè, cosa mi può dire, non si sa chi è l'interlocutore, cosa mi può dire di questa ONG e di una nave di aiuti che partì e arrivò. Tra l'altro questa nave, io ho ricostruito il probabile percorso, è una nave che arriva a Bosaso e quando la scaricano si scatena il Far West. Cioè tutti vogliono accaparrarsi il carico lì, che in teoria sono sacchi di riso, però le milizie che sparano per un sacco di riso è possibile, perché sappiamo che c'era il mercato nero. Però si scatena, e anche questo volontario che io ho sentito mi ha detto, guarda, io su questa nave devo ammetterti che ho avuto molti dubbi, perché è arrivato a Bosaso, è successo quello che è successo, poi è arrivato a Mogadiscio, praticamente è mezza volta. Bosaso, ritorniamo lì, e ritorniamo sull'altra traccia, sull'altra grande pista, che è quella dei rifiuti, del traffico dei rifiuti, l'altro filone su cui stavano lavorando Italia e Mira. Sì, ma allora, la questione dei rifiuti era rimasta in ombra per alcuni anni, diciamo. Questo, dobbiamo prenderci un merito con quei due colleghi con cui abbiamo lavorato, per Via Cristiana, insomma, avevamo fatto un'inchiesta abbastanza lunga su tutta questa vicenda tra il Pilotin e i rapporti tra Somali e proprio la questione del traffico di rifiuti. Che, come dire, all'inizio lasciava increduli anche alcuni di quelli che seguivano il caso, perché in realtà è stato un argomento, almeno fino al 2004-2005, è stato un argomento tabù, cioè non ne parlava nessuno. Ricordo nel 2005, quando finalmente riuscimmo a realizzare un viaggio in Somalia, proprio nella zona tra la città di questa città nel nord-est della Somalia, Bosaso, e lungo questa famosa o famigerata strada costruita dalla cooperazione, la cosiddetta Grove Bosaso, e nel 2005 noi trovammo una serie di testimoni che erano persone che hanno lavorato per le società italiane che hanno realizzato la strada, e quelli che guidavano i mezzi di movimentazione a terra, i camion, eccetera, che ci confermavano
ciascuno per quel che aveva fatto e visto, cioè siccome era, sì è vero, io sono andato a prendere il camion di notte, mi hanno detto di andare a scaricare dentro la buca che era stata usata per tirare sulla ghiaia per il frantoio, per fare il gaino per la strada, no? L'altro che si diceva sì è vero, io ho visto scaricare e poi usavo la macchina quella grande per un movimento terra, ho coperto la buca, insomma abbiamo raccolto 6 o 7 di queste testimonianze, 6 o 7, non 1 o 2. E quindi la questione dei rifiuti che, come dire, all'inizio c'erano tanti piccoli indizi, ma non era ben configurata, non si riusciva a capire, c'era chi sosteneva che non aveva senso portarli a terra, fargli fare un viaggio di migliaia di chilometri quando si possono scaricare in mare, cioè, insomma c'erano tanti dubbi anche da chiarire. Poi in realtà, dire, pezzo a pezzo anche questo è venuto fuori in maniera abbastanza chiara, così come ci sono testimonianze chiare che dicono che Ilaria Alpi su questo stava facendo domande, ma la cosa principale è poi l'episodio che ci siamo convinti sia stato quello, come dire, che ha fatto decidere l'omicidio. Costruisco proprio molto rapidamente quegli ultimi 7 giorni, quell'ultimo viaggio di Ilaria Alpi e della Rovati. Ilaria Alpi vuole partire, non trova il cameraman. Quello che di solito andava con lei, si chiama Alberto Calvi, le dice no, guarda, non posso venire, non sto bene, non ci va. Come ultima spiaggia mi viene in mente, povero Miran, di chiamare Miran Rovatin, che era un esterno Rai, quindi era uno che era stato utilizzato dalla Rai molto nella guerra jugoslava, perché poi lui era per metà di origine slava, conosceva bene, credo sia croato che serbo, quindi si muoveva molto bene in quella zona. Lui non era mai stato in Africa prima, accetta anche perché fa il primo e purtroppo per lui l'ultimo viaggio in Africa, e partono. Lo scopo del viaggio, cioè Ilaria Alpi addirittura, pensate che va a chiamare il suo ex direttore di Rai 3, del TG3, perché peroni la sua causa di partire sul direttore che è in quel momento, che è Giubilo. Quindi insomma fa di tutto per partire, proprio perché, come ha riportato Alberto Calvi, l'operatore con cui di solito lei viaggiava, lei diceva devo concludere un lavoro, devo concludere una cosa, quindi voglio andare, e ci va a tutti i costi, parte con 3 milioni di lire di contante, all'epoca, oggi è molto più facile, con la carta di credito si viaggia con molta più facilità, ma all'epoca carta di credito ben poca. Sì, anche i contanti nella Somalia di quegli anni non credo fosse una cosa così facile, no? Viaggiare, no. Anche proteggere, insomma era. È sempre stato un problema fino a fine anni 90 almeno, i contatti che si portano in questo tipo di viaggi. E quindi parte, arriva a Mogadiscio e convince il suo direttore che deve andare, il settimo viaggio che fa in Somalia, per documentare la fine della missione italiana. Poi, e vi garantisco che questo, insomma, per chi fa questo tipo di viaggi è veramente un non senso, sta 2 giorni, meno di 48 ore, a Mogadiscio, che è la guerra civile, cioè tutto avviene in quel momento a Mogadiscio, i due signori della guerra si sono spartiti in Mogadiscio, la città è tagliata a metà dalla cosiddetta linea verde, ci sono due polizie somale che in qualche modo sono espressione dei due clan che controllano metà della città, quindi la guerra civile è Mogadiscio, che è sotto il controllo italiano peraltro, quindi l'Italia dopo gli americani è il paese che ha la posizione più rilevante nella cosiddetta missione di pace. Ecco, sta lì meno di 48 ore, piglia un aereo e va da un'altra parte. Piglia un aereo, che è un aereo che viaggia 2 volte alla settimana, non tutti i giorni. Quindi dal punto di vista dell'inviato è una scelta che apparentemente non ha senso. Non solo, ma considerate che lei prenota il viaggio di ritorno per 2 giorni dopo, ancora una volta meno di 48 ore. Quindi vuol dire che fa questo volo che dura circa 3 ore, fatto anch'io, quindi sono adesso circa 3 ore di volo, per arrivare nella città di Bosaso, sta ferma un
la giornata, si muove in pomeriggio all'imbrunire del giorno 15 e fa 140 km verso l'interno, una strada asfaltata, diciamo non particolarmente complicata, ecco, come trasferta, però si sa bene che in questi casi non si può perdere l'aereo di ritorno, quindi fa tutta una serie di cose come se il tempo le giocasse contro, ma volesse raggiungere una persona, un luogo, questo non lo sappiamo. Sappiamo, e questo è certo perché è documentato anche dalle cassette che sono tornate in Italia, che almeno un obiettivo preciso ce l'ha. Lei sa, e non si sa come lo sa, che da 20 giorni c'è una nave di quelle che nominava lui prima, di questa flotta di pescherecci, chiamata Scicco, che è stata sequestrata da pirati somali. Si trova in quel momento sotto sequestro ed è in rada fuori dal porto di Bosaso. Nella Somalia di quegli anni la figura del pirata e del guardacoste e del miliziano e del militare è molto flessibile, diciamo, quindi diciamo che erano dei pirati, ma probabilmente era persone, una banda che obbediva a una delle fazioni politiche di Bosaso, politico-militare. E questa cosa però in quel momento non la sa nessuno, la sanno i servizi e la Farnesina, il Ministero degli Esteri. Tenete conto che non esiste nemmeno l'unità di crisi all'epoca, perché viene istituita nel 94 dopo l'omicidio Alpirotti, l'unità di crisi della Farnesina, che adesso ormai è un organismo che funziona molto bene. Allora non c'è. Quindi lo sa la Farnesina e lo sanno i servizi segreti italiani, che si stanno interessando a mediare per la liberazione. Anche qui mediando una mediazione che poi porta alla liberazione di quella nave il 7 aprile successivo, quindi una ventina di giorni dopo, per una cifra esorbitante che non ha senso rispetto al valore, neanche al valore dell'intera nave, e questo avverrà dopo. In quel momento, il 16 marzo 1994, si sa che per certo i vari altri minerovati vanno a fare domande almeno a una persona, perché c'è nella cassetta che in una delle cassette che sono tornate indietro, cioè questa figura, anche qui politico-religiosa, il cosiddetto sultano di Bosaso, Ilari Alpi fa questa intervista che avessimo il proiettore avremmo potuto anche vedere per almeno un pezzetto, quella che è arrivata a noi, la parte di intervista che è arrivata in Italia è 13 minuti. Il sultano, sentito dalla commissione Alpi, dice che quell'intervista è durata 2 ore, quindi probabilmente la gran parte, la parte più interessante dell'intervista non è mai tornata indietro o è stata sottratta poi in Italia quando sono stati violati i bagagli all'arrivo dei corpi di Ilaria Nira. Perché c'è pure qui, perché c'è tra le mille cose c'è anche qui. La violazione dei bagagli all'arrivo Ciampino il 21 marzo 1994. E quindi in quei 13 minuti c'è qualche accenno, perché Ilaria Alpi, che si vede presa un po' in giro dal sultano, lei gli chiede se è vero, se fa parte di quella flotta, la nave sotto sequestro, se può salire a bordo, e il sultano appunto usa un tono molto ironico, sarcastico, dice perché, ma perché vuole salire a bordo? Perché ha dei parenti per caso? No, non può salire a bordo, poi per caso lei è del SISMI, cioè è del servizio segreto militare, quindi sono le battute che sono sopravvissute di quell'intervista, già ci dicono per certo quantomeno che stanno facendo domande. E io ricordo quasi testualmente l'affermazione che fece il sultano nel 2005 quando fu sentito dalla commissione. Dopo aver detto questa cosa, aggiunse una cosa: in quella Somalia, nella Somalia di quegli anni, chi faceva questo tipo di domande veniva ucciso. Testualmente questo, cioè chi faceva domande sui traffici d'armi e sui traffici di rifiuti era persona da eliminare. Ovviamente lui dice che no, l'ha fatto lui e che non c'entra nulla, ci mancherebbe altro. Io ho qualche perplessità che lui non c'entri con la decisione dell'eliminazione, anche perché ci sono indizi che dicono che invece lui c'entra come con l'eliminazione. Tra l'altro dopo il 2005 è morto nel 2006 o 2007, credo che non è più, anche questo è un testimone ormai irraggiungibile, ma
l'affermazione forte è questa, lui dice sì, l'intervista è durata 2 ore, mi ha chiesto molte cose, anche qui quasi apro virgolette perché ricordo testualmente le parole, dice mi faceva domande come di una che sapeva già le cose e voleva delle conferme, voleva che io dicessi quello che lei in parte forse già sapeva da documenti e da testimonianze che aveva raccolto. E aggiunge appunto che erano domande che non si potevano fare. Ora, a me era capitato di andare nel 98, fine 98, il primo viaggio, diciamo così, di inchiesta, cioè per cercare di capire meglio cosa era successo, che ero riuscito a fare con un collega, anzi con altri colleghi nel 98, ve lo racconto perché è abbastanza sintomatico. Allora eravamo in 6, un operatore televisivo, un giornalista di carta, diciamo così, e un giornalista di telecamera, di violenza televisiva, sì. Due, scusate, un fotografo, quindi 3 e 3. E c'eravamo divisi i posti perché volevamo andare a Mogadiscio, volevamo andare a Chisinau, volevamo andare a Bosaso, partivamo sempre da Nairobi, insomma, avevamo organizzato un viaggio abbastanza complesso. A me era toccato Bosaso, a un mio collega è andata peggio perché gli è toccato Mogadiscio. Dico peggio perché era subito dopo l'arresto di questo Ashraf Hassan che abbiamo nominato, quindi appena lui mise piede a Mogadiscio, vide una proprietà appiccicati ai muri, la scritta se arriva un italiano sequestratelo perché lo scambiamo con Ashraf Hassan. Quindi quando è arrivato a Mogadiscio ha capito che avrebbe potuto fare del poco perché non si poteva più muovere più di tanto. La stessa cosa successe a me, io scesi a Bosaso. Ovviamente non è come negli aeroporti, allora era un aeroporto di terra battuta, con la pista di terra battuta e i passeggeri venivano presi su alla scaletta dell'aereo da delle macchine, dei fuoristrada, non c'era il pullman, diciamo. Quindi sono salito in questa macchina, si è seduto accanto a me un signore, Sovalo, che mi ha guardato e mi ha detto testualmente, mi dice, tu sei un giornalista, vero? Io mi ero andato lì dicendo che ero giornalista, quindi io lo guardo stando zitto perché volevo capire dove andare a parare, e fa guarda che il riscatto di un giornalista può valere da 60 a 80 mila euro, regolati, come dire, finito di lavorare, nel senso che mi aveva avvisato che avrei dovuto stare estremamente attento a qualunque movimento avessi avuto in mente di fare. Clima che è totalmente cambiato 7 anni dopo, siamo tornati nel 2005, era cambiato il presidente, c'era un nuovo presidente, seppure di transizione della Somalia, non era uno di Mogadiscio, era proprio uno di Bosaso, e non era più tabù parlare di rifiuti, né di traffico d'armi, era un pochino più delicato come argomento, però diciamo che sui rifiuti si poteva indagare e quindi, come vi ho detto, avevamo trovato diverse persone disposte a raccontare quello che avevano visto e quello che avevano fatto. E, ecco, questo è l'episodio alla fine. E io credo che ci siano tanti elementi per scavare ancora su quell'episodio, ma soprattutto, essendo passati 25 anni dai fatti, come si può dire, la pista più fresca sono i depistaggi. Cioè, noi è di 3 anni fa, la sentenza del Tribunale di Perugia che dice che figure delle istituzioni italiane hanno depistato, ma vi aggiungo che un mese prima, cioè nel momento in cui siamo messi a lavorare sto libro, abbiamo individuato un testimone che è Mogadiscio. Siamo riusciti a intervistare, cose che adesso si possono fare, fino a qualche anno fa non si poteva, siamo riusciti a fare un'intervista in video, in audio via WhatsApp. E la vicenda che racconta lui è abbastanza singolare, perché lui dice di essere stato sul luogo dell'omicidio, nega che ci fosse Ashraf Hassan, nega che ci fosse Gelle, diciamo, c'era nessuno dei due, lui faceva l'autista, all'epoca era davanti all'Hotel Aman, anche lui, fuori strada, con una Range Rover. E come dire, vabbè, mi ha raccontato quello che ha visto sul luogo dell'omicidio. Adesso non entro in dettagli, è un racconto anche che ha dei punti che non collimano con cose che davamo per scontate, quindi interessanti. Ma la cosa più interessante di quello che racconta è che lui
luglio del 98 viene fatto anche in Italia, ancora soldi dei contribuenti italiani per organizzare un viaggio per questo Alassò si chiama. E su questo mi ha mostrato, ha tenuto il passaporto, ci ha mandato le fotografie col visto, la data, abbiamo riscontrato che in effetti risulta lui è arrivato in Italia, risulta che è stato sentito dal responsabile della Digos che stava indagando sul caso Alpirovati, quindi insomma non ci sono dubbi che è vero quello che lui racconta riguardo alla sua venuta in Italia, e andrebbe riscontrato il resto che ha raccontato quella intervista che abbiamo fatto due mesi e mezzo fa. Cioè lui dice: sono venuto in Italia chiamato per riferire in quanto testimone oculare dell'omicidio, solo che arrivato in Italia davanti a questo signore di cui non ricordo il nome, posso solo descrivervelo per come lo mi appariva, io credo che non abbia capito anche chi è, mi è stato detto che io dovevo confermare quello che che volevano che confermassi, ossia che sul luogo dell'omicidio c'era Hashim al-Assad. Ora, voglio dire, queste sono questioni che non sono successe 25 anni fa in Somalia, sono cose successe in Italia pochi anni fa, sono cose su cui ci sono tutti gli elementi per quantomeno per purtroppo non c'era ancora il reato di depistaggio, oggi c'è ed è legge dello Stato, nel 98 non era ancora non c'era la legge che sanzionava, che considerava reato il depistaggio, però voglio dire indagare su chi ha depistato permette sicuramente di chiarire una serie di cose e forse, come dire, di convincere qualcuno finalmente a dire la verità. La risposta invece della procura è che non c'è più nulla da indagare, quindi della procura. Adesso si sta aspettando che venga fissata la procedura e la procura chiede l'archiviazione, si fissa un'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, il quale deve accettare la richiesta della procura e archiviare il caso o respingerla chiedendo ulteriori indagini. Ovviamente si spera che non accetti di archiviare. Per far questo ovviamente c'è anche una mobilitazione online, c'è una petizione su change.org tra le tante iniziative che ci sono, no? Per tenere accesa la questione, per tenere viva insomma questa vicenda nell'attenzione dell'opinione pubblica, anche perché, e qui prima di chiamare in causa voi, se ci sono domande, interventi, curiosità, c'è poi una cosa importante che è all'interno di questo libro, che è un libro di giornalismo vecchio stile, sul campo di documenti, di tanti dubbi e non di verità che vengono, che si vuole cercare di trasferire, però c'è l'umanità e c'è soprattutto una cosa che a me ha toccato molto da lettore, cioè il fatto che è una specie di tributo che voi fate ai genitori di Ilaria Alpi, a Giorgio e a Luciano, che avete conosciuto negli anni, con i quali soprattutto avete condiviso, no, questa difficoltà, chiamiamola insomma, lunghissima nel cercare di arrivare a un brandello di verità. Ed è una cosa che sì, non ci sono più i genitori di Ilaria Alpi, Luciano è morta l'anno scorso, però si deve a loro portare avanti, no, questo. Questa operazione che il cliché immagine un po' del giornalista d'inchiesta, sia una persona con quello sullo stomaco, freddo, che sta sulle carte, eccetera. Ma ecco, io sono convinto che chi così si appassiona a una vicenda e scava e legge i documenti, va in cerca di testimonianze, la prima molla che lo muove non sia un'arida volontà di scoprire qualcosa, ma sia, come dire, fare giustizia, di contribuire a fare giustizia, di dare un contributo. E in questo caso sì, cioè la cosa che è che io mi ricordo, credo contino queste cose, quando ho iniziato a occuparmi del caso nel 98, la prima cosa che ho chiesto, sono andato a trovare Luciano Giorgio Alpi, era febbraio, marzo 98. E gli ho chiesto di poter entrare nella camera di Ilaria Alpi, che loro ovviamente avevano tenuto come l'avessero congelata, no? Cioè era esattamente come anche tra l'altro lei era andata a vivere fuori casa, viveva con un'amica che adesso è
collega anche lei, lavora a Euronews a Lione, anzi adesso credo si faccia così, non è da un'altra parte, sempre comunque era con questa collega, ma ogni tanto tornava a casa e quindi aveva la sua cameretta che è rimasta fino alla morte di Luciana, com'era. E come dire, e l'ho chiesto perché l'aspetto emotivo non è secondario. Io ricordo molto bene una delle ultimissime interviste fatte dalla mamma Luciana Alpi, ormai Giorgio era già morto da alcuni anni, dove, che era tra l'altro dopo la soluzione, quindi parliamo di forse inizio 2017 o fine 2016, dopo la soluzione di Ascio Bassan, e lei in questa breve intervista a un certo punto dice: io devo ammetterlo, io ho perso. Ho dedicato, oggi siamo a 25 anni, allora era 22, 23, ho dedicato insomma, il resto della mia vita dopo la morte di Ilaria per sapere cosa è successo e chi ha voluto ucciderla per poter una verità giudiziaria, e ho perso, cioè non ce l'ho fatta. Ecco, io credo che tutti noi che abbiamo scritto, che siamo così, che abbiamo avuto anche questa reazione un po' d'orgoglio, sicuramente tutti noi abbiamo in mente che non deve rimanere così, cioè non è accettabile l'idea che Luciano e Giorgio Alpi abbiano perso. Io, guardate, se c'è una cosa che ritengo di che sia quello che mi porto dietro, che è il mio patrimonio un po' personale di questa vicenda, sono loro due persone diversissime, Giorgio Alpi molto emotivo, molto meno grintoso, anche se determinato ma pacato, Luciana Alpi molto aggressiva, molto, quindi non potevano essere più diversi l'una dall'altra. Però, come dire, ho in mente tutte le immagini di loro che a manino, a braccetto vanno in procura, si prendono regolarmente gli schiaffi morali, perché viene detto che non sono vita, vengono ricevuti dal Presidente della Repubblica gli impegni presi dai Presidenti del Consiglio, ricordo Prodi, Veltroni, c'è tutta una serie di figure politiche che hanno detto e ridetto che si sarebbe impegnati per arrivare a verità, e tutto questo non solo non è mai avvenuto, ma mentre si dicevano queste cose si portava avanti quella serie di depistaggi di cui abbiamo appena accennato, perché ripeto, vi garantisco che questa vicenda è incredibile, cioè tutte le persone che vi si sono affacciate, che sono entrate dalla porta e hanno cominciato ad approfondire questa vicenda, non la lasciano più, perché è emblematica di come funziona il nostro paese, e quindi proprio per questo motivo, come dire, è un motivo in più perché si arriva alla verità, e sicuramente questo gruppo di persone che ha scritto qui dentro non ha nessuna intenzione di smettere. Ci sono io volevo fare due domande, certo. La prima è questa: la desecretazione dei documenti che riguardano il traffico d'armi è servita per l'indagine giornalistica, ma dal punto di vista giudiziario non ha smosso assolutamente nulla. Ecco, questa è la prima. La seconda, mi piacerebbe conoscere il vostro parere per quanto riguarda gli ultimi depistaggi, quindi parliamo di quelli degli anni recenti, sul perché questa vicenda, come avete appena approfondito, continui a risultare per lo Stato italiano un grossissimo pericolo, cioè non ci si chiarisce come continuino ad andare avanti questi depistaggi e come non ci sia la volontà di affrontare dal punto di vista giudiziario tutto quello che è emerso, anche con le desecretazioni delle documentazioni, quello che avete scoperto a livello giornalistico. Io rispondo alla prima. Sì. Ma devo dire che allora i documenti sono un po' scaricati chiunque, sono stati messi dalla Camera, dall'ex Presidente Boldrini, sono sul sito dedicato, bisogna lasciare la generalità,
chiedere i documenti e scaricarli. I documenti sono tantissimi, sono almeno 5.000 credo. E all'interno di ogni documento, per dirvi la difficoltà, anche per un magistrato, all'interno di ci sono documenti che sono di 2 pagine, ci sono documenti che sono di 900 pagine, ci sono documenti in cui si dice documento desecretato, ma proprio l'altro giorno guardavo un interrogatorio, ci sono 4 pagine di interrogatorio. Sulla prima si siede, siamo Marco Biolini, buongiorno, generalità così, prima domanda, pagina cancellata, seconda pagina, cancellata omissis, terza pagina, omissis, quarta pagina, grazie, non ci sono altre domande, arrivederci. Cioè, voglio dire, quindi anche dire ci sono documenti desecretati è anche un insulto, una presa in giro, perché non è un documento desecretato se tu me lo sbianchetti. Questo per farvi capire le difficoltà quantitative ma anche qualitative e poi di volontà. Le dico quello che mi ha detto l'ex giudice Palermo, Carlo Palermo, che anche lui, che tra l'altro è difensore della famiglia Alpi, perché mi sembra che ha letto il libro alla richiesta di così, così dice. Ecco, proprio su questo tema delle inchieste sui traffici d'armi, lui che fu il primo a farlo praticamente anni dietro prima di essere stato un attentato, mi disse guarda, in Italia le poche inchieste fatte sul traffico d'armi non hanno mai portato a niente. Perché abbiamo un'industria che è la quinta industria mondiale di armamenti, quindi le armi bisogna pur vendere a qualcuno. Non si possono vendere ai paesi in guerra e quindi le vendiamo, cioè non che in pace non gli serve. Ormai che aboliamo anche la legge, nel senso che ma sì, stiamo vendendo allo Yemen, ma lo stato di pistaggi, lo stato che indaga contro se stesso. Questo è il problema, che qui siamo lo stato che dovrebbe indagare contro se stesso, quindi cioè, o c'è una decisione che è una decisione politica alla fine di aprire gli armadi e fare chiarezza, no? Oppure non se ne andrà mai fuori. Cioè, vuol dire, nel momento in cui faccio l'esempio della commissione parlamentare, così prima ho detto ne parliamo dopo, facciamo questo esempio che è abbastanza insomma, emblematico. La commissione parlamentare alla fine ha concluso a modo suo, dicendo che abbiamo senso un mistero, bla bla bla, la maggioranza, parliamo ovviamente della maggioranza che all'epoca era quella del governo Berlusconi II. E, su che cosa ha fondato la relazione finale Taormina, il Presidente della Commissione, che ha messo al voto e che ha ottenuto il voto di maggioranza, quindi più di 10 parlamentari erano monocamerali, su due elementi, su due pilastri. Uno era alcuni testimoni che sono stati fatti arrivare nel corso, tra metà e fine 2005 in Italia, uno dei quali è rimasto sotto protezione fino a poco tempo fa, quindi a spese dei contribuenti italiani, che sono tutti, non uno, non due, tutti, erano 5, uomini dello staff di un italiano che si chiama Giancarlo Marocchino, che vive dall'84, che viveva dall'84 in Somalia, andato via dall'Italia perché aveva un po' di problemi con la giustizia, piccole cose, e che è espulso dalla Somalia nel 93 con l'accusa di traffico d'armi da parte degli americani, indagato ad Asti per traffico internazionale di rifiuti, ma ne esce ovviamente un'inchiesta inarticolata, quindi anche la sua iscrizione ai registri indagati finisce in nulla. Viene indagato di nuovo per sottrazione di documenti di interesse dello Stato, ma anche quell'inchiesta poi non riesce, magistrato non riesce in Somalia ad acquisire più le prove e va in e viene archiviata. Riesce a, quando viene accusato dagli americani, riesce a rientrare in Somalia nel gennaio 94, riesce ad entrare in Somalia con questo sistema, cioè lui viene espulso dal comandante della missione Resto Rotto, quindi dal comandante americano di tutta la missione. Viene in Italia, l'Italia apre un fascicolo. Nel gennaio del 94 il nostro ambasciatore, che non è lo stesso del depistaggio successivo, quindi vuol dire c'è pure una continuità tra virgolette istituzionale, il nostro ambasciatore di allora, che si chiama Scialoia,
va a dire al comandante americano che l'inchiesta sul presunto traffico d'armi marocchino si è conclusa e che l'Italia non ha trovato nulla, quindi di concedere a questo giacalo marocchino di tornare in Somalia. Quell'inchiesta non è chiusa, anzi è nel momento così più rilevante, perché andrà avanti fino ad aprile del 94. Il magistrato, che è tale Sabbiotti di Roma, morto alcuni anni fa, sviluppa questa inchiesta e a un certo momento chiede al Ministero della Difesa e al Ministero degli Esteri dei documenti su Marocchino, sulla missione, una serie di cose. Questi documenti gli vengono forniti. Quando lui riceve i documenti, quindi i chiarimenti che vuole ottenere per capire cosa facesse questo giacalo marocchino in Somalia e che relazioni avesse con il Ministero della Difesa e con il Ministero degli Esteri, si vede arrivare una documentazione che lui può leggere, ma dopo averla letta deve sigillare in una busta che è tutt'oggi sigillata in Procura a Roma con la dicitura atti vietata divulgazione, che è un, come dire, è una, un divieto che non ha termine, non è atti vietata divulgazione per 10 anni, per 20 anni, è omologabile a segreto di Stato come, come tipo di segretezza. Perché sappiamo di questa cosa? Per un motivo molto semplice, perché siamo finiti, io con quei due colleghi Famiglia Cristiana, siamo finiti accusati, denunciati per diffamazione da Giancarlo Marocchino. Quindi essendo imputati e non solo giornalisti, da imputato c'è un privilegio in più, che si può andare a vedere tutto quel che riguarda il querelante nelle procure dove eventualmente abbia qualcosa. Per cui abbiamo potuto chiedere l'accesso agli atti, a questi atti, qui conosciamo l'esistenza ma che non ci veniva permesso di vedere. Abbiamo potuto avere l'accesso al fascicolo, ma non, nonostante il fatto che ci fosse il motivo di difesa, neanche in quel caso abbiamo potuto aprire quella busta. Quindi sappiamo tutto quello che c'è fuori dalla busta, nel fascicolo, ma fuori dalla busta, che dice cose pesantissime su questo italiano, perché l'accusa che gli fa il magistrato a un certo punto è quella di concorso in omicidio nei confronti di soldati italiani. Quindi è gravissima l'accusa che viene formulata, che accompagna le richieste di chiarimento ai ministeri, ma non sappiamo le risposte dei ministeri. Questo signore è anche il primo che arriva sul luogo dell'omicidio. Vi ho detto prima che c'è, quindi, c'è i 50 poliziotti somali, c'è il plotone dei caschi blu, il piccolo nucleo dei caschi blu, c'è l'ufficiale italiano. Loro non escono dalla casermetta, dal posto dove stanno. Il primo ad arrivare sul posto è tale Giancarlo Marocchino con i suoi uomini. Ma guarda che strano. Posso aggiungere, sì, che è anche lo stesso che cura i trasporti e i convogli umanitari. Esattamente. Che con i suoi camion proprio cura. Ecco, perché ho fatto, scusate, questa lunga digressione? Perché poi quando c'è la commissione parlamentare, quindi politica, che deve in qualche modo accertare una serie di fatti, cercare di, insomma, ottenere pezzi ulteriori di verità, quantomeno, si va da Valerio e Giancarlo Marocchino non solo per individuare questi 5 testimoni, che ripeto vengono portati in Italia e uno rimane sotto protezione nel nostro paese, adesso la protezione è finita, non si sa bene dov'è, no, si sa dove sta Roma, con l'Italia. Ma l'altro pilastro, ho detto due pilastri, l'altro pilastro è la macchina di Ilaria Alpinera Robatin, che non era mai stata recuperata. Viene recuperata da un agente della polizia e portata in Italia. La procura di Roma, all'arrivo della macchina, chiede di poter fare gli accertamenti e le perizie congiuntamente alla commissione, quindi noi abbiamo un'inchiesta aperta, quindi siamo interessati. Carlo Tormina dice no. La commissione, i membri della commissione chiedono che venga fatto l'esame del DNA, perché delle prime perizie si rintraccia sangue di donna a bordo di questa automobile, che è il Toyota, un Toyota bianco, apparentemente uguale a quello di Ilaria Alpinera Robatin. Carlo Tormina dice no, non fa fare l'esame del DNA. Dopodiché vengono fatte tutte le perizie da parte della Polizia Scientifica di Roma e il risultato è che la macchina è stata colpita con i proiettili, qualcuno è stato attinto come
linguaggio che usano i poliziotti, da dei proiettili perché c'è sangue di donna a bordo, e come dire, diventa il pilastro su cui sostenere che l'omicidio è avvenuto in un certo modo, con colpi sparati da lontano, non un'esecuzione con un colpo sparato a bruciapelo come era sostenuto altre perizie, insomma, diciamo che serve a dare una dignità scientifica, tra virgolette, alla relazione finale. Poi succede però che c'è una richiesta di archiviazione, la seconda che viene fatta, scusate, la prima, che è del 2007, quindi siamo vicini alla Commissione parlamentare che chiude i lavori nel 2006. Nel 2007 c'è questa richiesta, il GIP di allora, che voglio nominare perché è stato veramente molto bravo, a mio avviso, Emanuele Cersosimo, che poi ritroveremo perché adesso si trova a Trapani, quindi ha avuto poi in mano alcune inchieste che sono state aperte su penali dei migranti, la storia. Emanuele Cersosimo dice no, non archivio, e dà 26 punti di approfondimento ai magistrati della Procura di Roma. Dovete approfondire questi 26 punti. Uno dei punti è rifate la perizia per quello che è possibile, perché alcuni esami non sono ripetibili, sull'automobile, quindi accertate che sia quella, e fate l'esame del DNA. A quel punto la Procura di Roma lo fa e, guarda caso, il sangue che a bordo dei resti di residui di sangue trovati a bordo di quella macchina non possono appartenere agli altri, perché i genitori si erano resi disponibili a dare fare gli esami di DNA, e quindi si sa per certo che quel sangue non è compatibile con quello di Laria. Quindi nel 2007 apprendiamo che siamo stati presi in giro, se vogliamo essere benevoli, è stato prima di tutti preso in giro il Presidente della Commissione, Carlo Taormina, se vogliamo dire così, però lo dico con un sorriso naturalmente. Perché quella macchina non è la macchina, o quantomeno non c'è nessuna prova per poter dire che è la macchina su cui viaggiamo nella realtà della Roma. Notate che in fase di realizzazione di questo libro ho raggiunto a Roma la persona che ha detto a Giancarlo Marocchino: la macchina la custodisco io. Anche questo qui sta in Italia, sta a Roma, va un po' avanti, fa import-export con la Somalia, quindi spesso è a Roma. E come siamo adesso noi qui, e siamo andati a prendere un caffè in un bar alla stazione Termini, e lui sostiene che la macchina che lui ha dato al poliziotto è la macchina autentica. Ora, io personalmente, come mia commissione personale, non ci credo assolutamente che una macchina nuova, che è una bella macchina, quella su cui viaggiava il ragazzo della Rodin, sia rimasta in un garage per 11 anni, dal 94 al 2005, e che nessuno l'abbia mai utilizzata, non ci credo. Lui sostiene questo, cioè che da quel momento è stata messa in un garage e non si è mai mossa per 11 anni. E dopodiché però aggiunge: io ho consegnato quella macchina, non so se quella che hanno analizzato in Italia è quella macchina, perché naturalmente per quello che mi riguarda la faccenda finisce dal momento in cui l'ho consegnata. Costo di questa operazione di $40,000, non so se sono euro o dollari, ma non fa tanta differenza. E, ecco, questo per dire che lo Stato deve indagare su se stesso. Cioè, qualcuno ha chiesto conto all'ex presidente, oggi avvocato Carlo Taormina, di queste scelte. Queste scelte hanno inficiato la verità, hanno portato 10, 11, 12 magari da parlamentari a votare una relazione che conteneva corbellerie, falsità, cose che non avevano nessun sostegno probante. Tra i documenti del segretati c'è una montagna di carte, ma parliamo di qualche migliaio di documenti, che sono stati prodotti dall'avvocato di Giancarlo Marocchino, tale Stefano Minicacci. Se avete voglia, può essere divertente la cosa, andate a vedere chi era Stefano, chi è vivo, a 90 e rotti anni, ma è vivo, vive a Roma, chi è Stefano Minicacci, che partito ha militato, per lui era del Movimento
dell'ambiente sociale italiano, ma se ne è uscito perché si è dissociato dall'MSI perché era troppo a destra per stare dentro l'MSI. Ma questo può dire essere stato senatore della Repubblica, eccetera. Ma la cosa più interessante è che Menicacci finisce iscritto nel registro degli indagati insieme ad altre 13 persone, non sul caso Alpi, sul quale lui è semplicemente avvocato di Giancarlo Malocchino, l'ha sempre difeso, dal punto di vista legale, anche non legale, ma insomma è stato il suo avvocato. Ma la cosa più curiosa è che viene indagato, iscritto nel registro degli indagati, nell'inchiesta di Palermo, che è quella che è la madre dell'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia di Di Matteo. La madre, da cui proviene poi l'inchiesta di Di Matteo, è quella che aveva iniziato per portare avanti Ingroia e Scarpinato, si chiamava Sistemi Criminali, e c'erano 14 iscritti nel registro degli indagati, che erano Provenzano, Totorina, c'era Stefano delle Chiaie, l'estremismo di destra, e Stefano Menicacci, il più sconosciuto dei 14, perché gli altri 13 erano tutti personaggi molto molto noti. L'accusa nei confronti di lui e degli altri 13, come sappiamo, era di tentata eversione alle istituzioni repubblicane con l'uso degli attentati e delle bombe, cosiddette bombe di mafia del 92-93. Ecco, ora capite che quando poi uno si mette a lavorare sul caso Alpi, legge Stefano Menicacci, comincia a scavare su chi è Stefano Menicacci e scopre che viene indagato a Palermo insieme a Bellini, a Delle Chiaie, a Provenzano, a Riina, bla bla bla, capisce che insomma si muovono in questi contesti figure che incredibilmente ritroviamo nelle situazioni più diverse e che però, come dire, vanno quasi a disegnare, a tirare dei fili rossi che richiamano poi una situazione con l'altra e che non si capisce apparentemente. È difficile capire che cosa lega le diverse situazioni. Prima lui ha accennato al fatto che indagando, chi è indagato a fondo nella vicenda del Moby Prince, che oggi sappiamo non essere un incidente ma che insomma è un altro dei misteri d'Italia, inchiesta che adesso si è riaperta, eccetera, eccetera. Ebbene, sul teatro, cioè il 10 aprile 91, in rada a Livorno, ci sono due navi che non si sa che cavolo ci stavano a fare. Ce ne sono molte altre, ma quelle più o meno adesso si sa cosa stavano a fare, sono tutte quelle militarizzate americane che stavano prendendo a bordo materiale dalla base militare Canterbury. Ce ne sono due però che non si capisce che cosa, una è stata più o meno identificata, che viaggia per la rada di Livorno, l'altra è un peschereccio bianco. Una testimonianza parla di peschereccio bianco di circa 70-80 metri, l'altra è molto più precisa, è di una, della moglie di un ufficiale della Marina che abitava davanti al molo dove era ormeggiato questo peschereccio bianco, e quindi lo nomina, dice che è la 21 ottobre seconda nave italo-somala, nel senso che è una delle navi della flotta dei pescherecci Scifco. Per quel poco che abbiamo potuto approfondire di questo episodio, che secondo me rimane ancora da investigare meglio, questa nave in quel momento si trova, arriva per la prima volta nella sua storia a Livorno, arriva pochi giorni prima, metà dell'equipaggio scende dalla nave e chiede asilo politico in Italia, si trova a Livorno per riparazioni, quindi ha il motore non funzionante, eppure la donna di cui stavo parlando dice che la sera, la nave alle 8 di sera quando abbassa le persiane, quella nave è ormeggiata lì, e la mattina dopo quando le rialza non è più lì. Quindi quella nave, quella notte, quando avviene il disastro del Moby Prince, si muove, e ripeto, in rada a Livorno ci sono 7 navi che stanno imbarcando, sbarcando, spostando, eccetera, eccetera, materiale bellico. Ah, c'è bisogno, stiamo andando a e anche qui abbiamo due situazioni che apparentemente non sembrano avere nessuna relazione, perché c'è, cioè, il disastro del Moby Prince da un lato e il caso Alpi Rovatin dall'altro. Poi uno,
se continua a cercare dentro, scopre che nel, quando viene interrogato per la prima volta sul danno di Bosaso, gli viene chiesto: ma tu sai, il magistrato di allora gli chiede, ma tu hai elementi per dire che quelle navi, quelle della Scifco, facevano traffico d'armi? Sultano risponde sì. Fammi esempi concreti, dimmi situazioni concrete. Nella primavera del 91, perché un carico d'armi viene portato nel porto di Chisimaio. Primavera del 91. Nessuno è andato oltre, il sultano non è più in vita e quindi può darsi che questa pista sia non ulteriormente percorribile. Però c'era un'ultima cosa che, ma dico solo una battuta, a distanza di questo tanto tempo occorre ancora depistare. La risposta è sì, perché in realtà le persone, sono una parte delle persone coinvolte nei fatti del 94, diciamo così, non ci sono più. La maggior parte è in vita, ha chi le grandi, chi le piccole proprie responsabilità, e molto spesso, come dire, si tace, si omette di dire quello che si sa, si è reticenti anche soltanto, come dire, per salvare un avanzamento di carriera. Faccio un esempio banale per finire: il generale Carmine Fiore, che è stato il comandante di tutta la contingente italiana in Somalia nell'ultima parte, ha fatto l'errore di denunciare per diffamazione Luciano Giorgio Alpi, che avevano detto che era un bugiardo quando aveva dichiarato che gli aveva mandato i soccorsi sul luogo dell'omicidio, che in effetti non era vero. Ha perso a causa di questa cosa, lui dice, per via di quella vicenda giudiziaria che è andata male, e quindi insomma del caso Alpi, che mi ha sporcato la carriera. Lui non è diventato il generale di brigata, che mi ha dato in pensione prima, bla 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 bla. Ecco, a volte, come dire, si tace anche soltanto per queste cose qui, cioè credo che sia tanta gente che avrebbe potuto dare contributi di verità, ma non l'ha fatto per questioni di abbassamento di bottega, non so come dire. È un bel giallo da Grazie a tutti voi.